l'opera quasi integrale di Leonardo, Caravaggio e Raffaello riunita nello storico convento di San Domenico Maggiore. 117 fra dipinti e affreschi presentati in riproduzioni fotografiche ad altissima risoluzione e tutti in dimensione originale, compresa l'Ultima Cena di Leonardo e la Scuola di Atene di Raffaello. È la mostra Impossibile, progettata da Renato Parascandolo sotto la direzione scientifica del professor Ferdinando Bologna. Questa mostra è nata qui a Napoli grazie ad una collaborazione tra la RAI di Napoli e la direzione di RAI Educational dell'epoca, a quell'epoca io ero il direttore di RAI Educational, proprio per, con l'intento di far conoscere l'arte, la storia dell'arte, soprattutto a quelli che non sono abitualmente dei frequentatori dei musei, i giovani innanzitutto. Un museo impossibile che ha il vantaggio di presentare in maniera cronologica assolutamente rigorosa, con un grande apparato didattico che non c'è normalmente nei musei, opere che altrimenti sarebbero apprezzabili solo da chi conosce la storia dell'arte. Una straordinaria occasione culturale che consente di apprezzare i capolavori con un livello di dettaglio che è spesso impossibile catturare negli originali. Come nella Decollazione di San Giovanni Battista di Caravaggio, dove al bordo della tela in una pozza di sangue si nasconde la firma dell'autore. La capacità di attrazione di una mostra del genere deve fare sì che tanti che non hanno neanche le possibilità di poter vedere le opere originali diffuse in tante gallerie, in tanti musei del mondo, possono ammirare la bellezza dei grandi capolavori dell'arte italiana racchiusi in un unico grande ambiente espositivo. Per questo la mostra è impossibile, perché è impossibile, inimmaginabile poter godere, diciamo, di questi grandi capolavori che sono diffusi in tutto il mondo. Allestita dall'Associazione Pietrasanta, la mostra sarà inaugurata lunedì 2 dicembre e potrà essere visitata tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 21 aprile.